Ma sarò telegrafico perché siamo tutti un po' stanchi. Io ho da dire due cose. La prima è che per coerenza con il tema della giornata e del progetto sono venuto in bicicletta. Il tempo da Milano, da zona Bicocca, il tempo è quello che è, quindi se qualcuno mi può dare un passaggio per tornare a casa, va bene anche una macchina inquinante. Perfetto. Il secondo è un po' più serio e sono davvero contento perché vedere le vostre presentazioni mi ha scaldato il cuore. Pensavo che se voi pensate alla linea del tempo qui, immaginate che io sia il presente, di là c'è il passato, di qua c'è il futuro, normalmente quando noi interagiamo con voi ragazzi, sia nelle scuole superiori che spesso anche all'università, lo facciamo guardando un po' all'indietro, guardando il passato, perché non per pigrizia, ma perché tipicamente guardando il passato, conoscendo il passato, si può affrontare bene il futuro. Oggi il cambiamento è così veloce che non necessariamente questo è vero. E i vostri progetti oggi sono stati interessanti dal mio punto di vista non solo per i contenuti, a volte davvero strepitosi, ma soprattutto per il metodo. Voi vi siete girati a 180 gradi e avete guardato direttamente al futuro, avete provato a pensare in maniera creativa, in maniera innovativa al futuro che ci attende. Questo secondo me è un risultato straordinario e credo che possiamo essere contenti. Grazie. Ciao a tutti, allora parlare dopo il professor Stanca è sempre un po' difficile. Io ho solo un suggerimento da dare ai ragazzi, che è quello di crederci davvero. Cioè, voi avete pensato a dei progetti che forse all'inizio vi sembravano addirittura troppo difficili, cioè magari il compito che vi è stato dato vi è sembrato troppo difficile, poi alla fine dei progetti sono venuti fuori e sono dei progetti anche molto buoni. Soprattutto quelli di voi che hanno ragionato proprio anche sulla parte operativa, su come realizzarli, credeteci e continuate a ragionarci, cioè, non si chiude qua. Chi ha sviluppato l'app e pensava di proporla ad ATM, magari ci provi davvero. Ma non solo loro, tutti gli altri, anche il catering, il negozio, tutti quanti, provateci. E tanti auguri, in bocca al lupo.